Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Fable perché ho registrato l'episodio extra che uscirà praticamente prima di tutta la serie, in quanto ho fatto alcune cappellate durante la run che non ricordavo, ovviamente, e che potrò permettere di correggere a tutti coloro che seguiranno questo gameplay come guida. Proprio postando prima il video degli extra in modo tale da avvertire tutti coloro dei miei errori e quindi permettere di sistemare ciò che io non ho potuto sistemare in corso Liberatore, d'opera. Detto un titolo che ti chiama. ciò, siamo stati nella necropoli di Storm di Stormspire, di Snowspire, scusatemi, l'ho chiamato in un altro nome. E abbiamo trovato i glifi che Falce ci aveva chiesto di recuperare per invocare l'oracolo. Quindi andiamo ad invocare l'oracolo e andiamo a vedere come effettivamente si andrà a concludere la nostra avventura. Hai recuperato i glifi. Molto bene. Ora risvegliamo l'oracolo dal suo sonno millenario. Oh, grande oracolo. Placa la nostra sete di conoscenza. Quale presenza oscura minaccia queste terre? La profezia si è avverata. L'eroe della Gilda è arrivato. Stai seguendo le orme di colui che indossò la maschera ora in tuo possesso. Jack di Spade ha risvegliato il potere assopito degli evocatori. Ha usato il sangue della tua famiglia per nutrire la sua nuova forma nascosta oltre il cancello di bronzo. Ma ora la sua maschera è nelle tue mani. Devi usarla per attivare il santuario di Arkon e aprire il cancello. Ora va. Affronta il tuo destino. E così Jack è riuscito di nuovo a sottrarsi alla morte. Non abbiamo mai conosciuto un essere come lui. Non ti invidio. In questa regione il cancello di bronzo è sempre stato simbolo di rovina. Torna al santuario e parla con Rosa Spina. Forse lei potrebbe insegnarti a utilizzare la maschera di Jack. Io devo tornare alla Gilda, che gli dèi veglino su di te. Quindi Jack non è morto. È riuscito a sopravvivere durante il nostro scontro dell'altra volta. Quindi molto, molto particolare questa cosa. Per interagire con l'oracolo, usa al centro del podio una delle quattro espressioni incise sui glifi. Hai ricevuto una nuova missione. Esatto, però prima di fare questa missione, Hai sentito le parole dell'oracolo? quanti soldi ho? Un secondo, 33.000, dovrei arrivarci preciso? Dovrei arrivarci preciso in realtà. Volevo farvi vedere appunto questa cosa. Andando alla radura di Nothole e successivamente al tempio di Yavo, essendo che io ho praticamente la bontà al massimo, se dono 33.000 monete, in teoria dovrei ricevere l'arma sacra. Se non ricordo male, perché se sei cattivo ne devi offrire 66.000. Diciamo per entrare, diciamo, in termini del 666, no? Quindi con la scusa 66.000 dovresti effettivamente ritornare a dare appunto quella cifra per ottenere un'arma buona. Mentre invece io che sono buono dovrei dare il 33, che è per l'appunto secondo la religione il numero della Trinità o comunque il numero 3 in generale sta a significare un numero, diciamo, buono, benevolo. Quindi in teoria con 33.000 monete dovrei ricevere l'arma bonus, se non ricordo male. Se invece ricordo male, avrò donato 33.000 monete e dovrei attivare, se non sbaglio, il ringiovanimento.
perché appunto si può ringiovanire all'interno del gioco e dando le monete io posso ringiovanire. Il Tempio della Luce è qui per aiutarti. Effettuiamo la donazione e accolta a braccia aperte. Ora dobbiamo arrivare fino a 30k. Questa è una cosa terribile, non poter inserire magari la cifra a mano, ma devi essere tu praticamente a muovere. Sì che poi diventa sempre più veloce, giusto? Man mano che lo tieni premuto, però... Ok, io devo dare esattamente 33.000 monete. Se non ricordo male, questa è la cifra per chi è buono al 100%. La tua donazione è molto generosa. Niente ricompensa? Bene, abbiamo sprecato i soldi. Chi elargirà una cospicua donazione sarà adeguatamente ricompensato. Ma io ho donato 33k, non bastano? I fedeli che ritorneranno riceveranno in regalo il paradiso. Oddio, ero convinto che la cifra fosse giusta. Niente, ok, come non detto. Ah, ok, stavo appena leggendo su internet che se sono buono devo donare 300.000 pezzi d'oro. Ok, quindi... mi sa che ricarico la partita e ritorneremo almeno con i nostri soldini. Ok, ho lasciato perdere il caricamento, tanto i soldi non mi servono per ora e poi male che vada ho altra roba da vendere, quindi va bene così. Le istruzioni sono davvero interessanti. A quanto pare Jack o la sua forma uscirà dal cancello di bronzo e questa struttura è la chiave per aprirlo. Ma credo che servano le anime di tre eroi per attivare il meccanismo. Perché queste cose sono sempre così complicate? Inoltre le anime devono appartenere a eroi eccezionali. La prima iscrizione parla del re dell'arena. Tanto vale che ti tagli direttamente la testa, ma poi non avrai più nessuno a cui dare ordini. Potresti andare da Tuono, visto che conosce l'arena Menadito. Ho parlato con la Gilda e mi hanno detto che si trova nella radura di Not All. Hai ancora la maschera di Jack? Ottimo, dovrai usarla per catturare le anime. Non riesco a credere che sia ancora vivo. A ogni modo, credo dovrai iniziare a studiare la seconda iscrizione. Bene. Sono tornato e abbiamo ancora un conto in sospeso. Hai distrutto la mia spada, ricordi? L'avevo cercata per secoli. Ma tutto questo appartiene al passato. Presto avrò un potere che non puoi nemmeno immaginare. E tu sarai il primo a morire. Ok, non dovevo andare qua, giusto? Perché qua si ci va dopo. Prima... forse dovevo ritornare indietro. Oddio, non mi ricordo effettivamente cosa dovevo fare. Ah, sì, ecco, la radura di Notol. Dobbiamo... ah, vero, sì, devo immagazzinare prima le anime, giusto? Me l'ha detto Rosa Spina. Ascolta, te lo dico per l'ultima volta. Non abbiamo bisogno di eroi. Per la prima volta dopo anni non siamo attaccati, assediati o rapiti da nessuno. Ora lasciaci in pace. Sei tu?
Rosa Spina mi ha avvisato del tuo arrivo. Ti dirò tutto quello che so, e poi mi auguro che scomparirai dalla mia vista. Siamo stati entrambi chiamati re dell'arena, anche se molti eroi del passato si sono fregiati dello stesso appellativo. Dovresti cercare nella sabbia imbrattata di sangue dell'arena. Dicono sia infestata dalle anime dei campioni passati che riposano tutti nel luogo della loro più grande vittoria. Ora vai, a meno che tu non voglia rubare la mia anima. Mi hai già preso tutto ciò che avevo. Perché andare nell'arena? Non vedi che di fronte a te hai un'anima perfetta? Esatto. Questa è la scelta che potrei fare, o di uccidere Tuono, oppure andare all'arena e prendere le anime senza uccidere nessuno. E ovviamente la nostra scelta sarà quella di andare all'arena e prendere praticamente le anime che si trovano lì, senza uccidere in questo caso un altro eroe della gilda. Diciamo che la modalità cattiva, nel senso la possibilità di essere cattivi su Fable, quasi quasi ti dà più vantaggi rispetto all'essere buono. Ci sono diverse cose che l'essere cattivo ti consente comunque di ottenere prima, un po' come ti insegnano nella vita vera, no? Cioè che se ti comporti bene, magari le cose le sudi, fatichi, però poi le ottieni dopo diverso tempo, oppure puoi ottenere tutto facile. Puoi ottenere tutto facile dalle scorciatoie del male, no? Corri, si salvi chi può! Quelle bestie sono comparse nelle celle e hanno iniziato a uccidere tutti! Avevi paura di affrontare un altro? Entra con me, ti ho preparato un piccolo ricevimento. Vedete, ovviamente Jack di spade non è sprovveduto, perché nel momento in cui noi non abbiamo sconfitto Tuono, ci ha praticamente creato una boss fight sostitutiva a quella di Tuono, dato che Tuono sarebbe stato per l'appunto un boss. Guardate che massacro. Qua ovviamente possiamo prendere tutto, perché ormai e qui affrontiamo il nostro signore golem. E signori, questo giorno passerà alla storia. Osservate l'eroe mentre viene fatto a pezzi dai troll e dagli orrori preferiti di Jack. Beh, non è detto. Bello che avevo schivato, ma ovviamente impossibile schivare. Ok, il primo è morto. E questo non dovrebbe durare tantissimo. Esatto, già è morto. Forse dovrebbe apparirne un altro? Ma cosa succede? Ancora troppo! Riuscirà il nostro ex campione?
ovviamente qui il multiattacco ci aiuta tantissimo. Qua saltiamo, attacchiamo questo. Nella fossa della Nebbia c'è un'importante carta missione che ti sta aspettando. Ai, infame. Ok, mi sa che questo è morto. Sì. Ok, mi sa che anche questo ci lascia a breve. Sì. Oh, era. Gli splendidi orrori di Jack sono tornati e hanno portato qualche cucciolo per far divertire il nostro eroe. Va bene. Oh no, ho finito le pozioni? Questo è un problema. Dobbiamo fare la scorta di pozioni. Non credevo di poterle finire così. Vabbè, ci sta da un lato. Riuscirà il nostro eroe ad affrontare un'altra ondata di bestie velenose? Speriamo. Signore e signori, direttamente dalla soleggiata Snowspire, ecco a voi gli evocatori. Aia. Ok. Forse è meglio fare così più del teleport, cioè più del rallentamento del tempo. Ai. Peccato che loro sono veloci. Suona un pivellino della città. Uno spettacolo. Ok, questi li facciamo fuori subito. O almeno cerchiamo di farli fuori subito. Gli evocatori sono quelli più infami. Fortuna che comunque possiamo resistere ai danni senza troppi problemi. E qui possiamo ottenere le anime degli eroi. E così hai trovato la prima anima, eh? Ma ricorda che te ne serviranno altre per caricare il santuario. Chissà di chi sarà la prossima. Ah!
Vabbè, intanto la prima l'abbiamo presa. Hai preso l'anima della reina? Bene, torna al santuario e vediamo se fa il caso nostro. Quindi dobbiamo ritornare al santuario. Let's go. Devi liberare l'anima dalla maschera e, beh, ci sarai arrivato da solo, almeno credo. Non ho mai visto niente del genere. Sembra che stia utilizzando l'anima per caricarsi. Sono riuscita a decifrare la seconda iscrizione. Parla dell'anima di un'eroina. Credo che Scarlatta, tua madre, corrisponda molto bene a questa descrizione. Poi ci sono io, ovviamente, ma come vedi sono ancora viva e alla mia anima ci tengo, e come. Dovrai recarti nuovamente a Oakvale, presso la sua tomba. Per te non sarà facile, lo so, ma Scarlatta era sempre pronta a sacrificarsi, ricordi? E se invece volessi la tua anima? Eh sì, ragazzi, qua, se non ricordo male, si poteva anche uccidere Rosa Spina. Eh sì. Si poteva anche uccidere Rosa Spina, però noi, ovviamente, avendo scelto il percorso da buoni, andiamo a prendere l'anima di nostra madre, ovvero Scarlatta. Vedete, diciamo, le scelte da buoni sono sempre un po' più complesse rispetto alle scelte da cattivo. Vuoi davvero spezzarle il cuore un'altra volta? Uccidi Rosa Spina. È una persona totalmente inutile. Sentite Jack come invece cerca di fare il diavolo tentatore. Beh, in fin dei conti, qualcosa mi dice che sarà una lotta molto dolorosa. Sì, fa l'infame. Ovviamente abbiamo le sorprese anche qui. Non sarà facile prendere l'anima. So cosa stai cercando, figlio mio, ma Jack ha mandato una legione di urlatori a tormentare la mia anima. Non mi lasceranno andare tanto facilmente e ora cercheranno di uccidere anche te. Allora, qua in realtà potremmo fare anche una bella cosa. Oddio, non me le ricordavo così infami che ti... Madonna, non me le ricordavo così infame che ti succhiavano tipo la vita così. Thank you.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Lo spirito di Jack è ancora potente e la sua nuova forma sarà presto rivelata. Ma percepisco il suo timore nei tuoi confronti. Prendi la mia anima e vendica la nostra famiglia. E fagliela pagare, figlio mio. Missione compiuta. Siamo riusciti a decifrare la terza iscrizione. Torna al santuario, ti spiegherò tutto. Prima però vado alla gilda, perché è arrivato il momento di potenziarsi. Qui tutta l'esperienza che abbiamo accumulato adesso mi permetterà di raggiungere dei livelli molto più elevati. Quindi possiamo utilizzare il rallentatempo a livello massimo e il multiattacco a livello massimo. Diciamo che il resto in realtà c'è lo scudo corporeo, che non è male, che possiamo comprare. Poi, oddio, per il resto non c'è altro che mi interessi effettivamente. Quindi va bene così. E adesso andiamo da Rosa Spina. Abbiamo trovato anche la terza iscrizione. Quindi andiamo a prendere anche la terza anima. E poi la prossima sarà per l'appunto la puntata finale, dove combatteremo la nuova forma di Jack di Spada. Tua madre sarebbe orgogliosa di te, ne sono sicura. Ora rimane l'ultima iscrizione. L'anima anziana. Ma ancora non sappiamo a chi potrebbe riferirsi. Falla finta, Rosa Spina. Sappiamo entrambi di chi si tratta. Non puoi più proteggere quel vecchio pazzo. Il santuario vuole l'anima del maestro della gilda, eroe. Jack, allora è tutto vero. È ancora vivo. E continua con questi giochetti per giunta. Mi auguro che gli accoliti della gilda trovino una soluzione migliore. Dovresti tornare là a parlare con loro. Esatto. Qui avremo addirittura la possibilità di uccidere il maestro della gilda. Immaginatevi per un attimo quanto possa essere crudele il gameplay dell'anima malvagia. Cioè, se voi in un qualche modo diventaste nel vostro gameplay un eroe cattivo. La situazione è stata un po' movimentata. Gente che corre di qua e di là, libri che volano dappertutto. E il maestro della gilda è andato a rintanarsi nelle foreste. Ci ha ordinato di non fare avvicinare nessuno. L'abbiamo trovata. L'anima citata nell'iscrizione deve essere quella di Nostro. La sua anima è intrappolata da secoli nel cimitero di Litchfield. Secondo i testi dovrebbe essere nel cerchio del cimitero, dove avevi trovato il tunnel per la prigione di Bargate, ricordi? Yes. Catturare le anime, che assurdità è mai questa? Allora, buona fortuna, eroe. Esatto, e qui abbiamo la possibilità di scegliere o uccidere il maestro della gilda o andare a Litchfield per prendere l'anima di Nostro. L'anima di Nostro, se vi ricordate, era quella che noi abbiamo liberato donandogli lo scudo, l'armatura, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo tornare lì. La gilda ci ha avvisato del tuo arrivo, ma ora che ci sei tu, non mi sono arruolato nel quinto reggimento. Vabbè, andiamo. Qui gli evocatori addirittura combattono con gli zombie. Quindi immaginatevi che praticamente esistono questi, diciamo, questi schieramenti quasi, no? I non morti giustamente non hanno né servo né padrone. Cioè, loro combattono per Nostro, in teoria. Nostro è l'eroe che è diventato appunto un non morto.
Però guardate un po' che casino che c'è qua. Cerchio dei morti. Eroe della Gilda, ci incontriamo di nuovo. Hai preso le mie armi e la mia armatura donandomi la pace. In cambio ti offro la mia anima. Ma io sono nostro. La mia è l'anima di un fiero guerriero. Dovrai ottenerla combattendo. Così potrò unirmi con onore ai miei compagni nell'oltretomba. Ecco. I miei uomini hanno giurato di proteggermi anche da morto. Per danneggiarmi dovrai prima sbarazzarti di tutti loro. Ora combatti con onore per la mia anima. Che figo il set di nostro. Quindi prima bisogna eliminare i minion e successivamente colpire nostro. Quindi praticamente li one shottiamo i minion. È fatto ovviamente apposta. È finita? Yes. Molto easy questo. Rispetto agli altri era veramente facile. Ovviamente, se non mi ricordo male, potevano esserci più ondate. Solo che io, ovviamente, rallentando il tempo, non gli ho permesso di evocare gli altri minion. Infine l'ultima anima. Anche in questo caso abbiamo scelto il cammino dell'eroe buono e siamo giunti finalmente alla fine. Le iscrizioni dicono che solo un eroe può varcare il cancello e guarda un po'. Tu sei l'eroe più forte. Non so quale possa essere la nuova forma di Jack, ma di sicuro non sarà tenera e morbidosa. Buona fortuna, sei la nostra unica speranza. Beh, a questo punto direi che facciamo un'unica puntata. È inutile dividerla. Anche perché qui al cancello di bronzo abbiamo ancora una questione. Hai ricevuto una nuova missione. Hai ricevuto una nuova missione? È questa la missione. Quella di eliminare Jack, giusto? Aspetta, andiamo alla Gilda degli Eroi. Vabbè, effettivamente non, il nome non c'era scritto, tipo torna alla Gilda per infatti. Dovrai affrontare Jack ancora una volta. Esatto, qualunque sia la sua nuova forma. Sì, l'ho fatto per scrupolo in realtà, perché mi sono un attimo confuso, però l'ho fatto proprio per scrupolo. Comunque, siamo pronti. La follia di Arkon. Jack, qual è la tua nuova forma? Mostrati. Finalmente sei arrivato. È stata una lunga attesa, ma sapevo che alla fine mi avresti liberato. Esatto. Sei solo un burattino nelle mie mani. Non sei stanco di essere manipolato? Non sono un semplice mortale. Gli dei che veneri, i demoni che temi, non sono nulla per me.
Eccoci. Guardate quanto mi ha tolto. Ora dobbiamo eliminare i minion. E poi... ecco. Evitare magari di subire sti danni, che ovviamente non ho potuto evitare. Guardate quanti danni mi fa nonostante tutto. Stolto, io esisto da millenni. Non sai con chi hai a che fare. Tra l'altro anche lui per me sei solo un misero essere insignificante. Sfugge al rallentamento del tempo. Oddio, cioè nel senso è comunque più lento, solo che a differenza, oddio, a differenza degli altri, degli altri nemici è comunque Aldi più veloce. Verrà data alle fiamme. Tutto quello che hai fatto è stato inutile. Fine. La battaglia non è ancora finita. Devi distruggere la maschera e in ogni caso non devi indossarla. Indossami. Indossami. E gli dèi invidieranno il tuo potere. Esatto. Ho sentito. Un'ultima scelta. La maschera. E subito. Indossami. E il mondo cadrà ai tuoi piedi. Ascoltami. Distruggi la maschera. Ora. Indossami. Qui, ragazzi, dovete cliccare. Perché se non cliccate, indosserete la maschera. Invece cliccando, nel momento in cui apparirà questa scena, è infame questa cosa, perché non vi viene detta. Cioè, il dialogo va avanti dicendovi soltanto distruggi la maschera, però non ti dice tasto sinistro per distruggere o tasto destro per indossare. No, qua praticamente è solo una gara di resistenza, quindi se lasciate parlare Jack e lasciate che lui possa plagiare la vostra mente, allora voi indosserete la maschera e diventerete il nuovo Jack di Spade. Il giorno in cui l'eroe di Oakvale sconfisse Jack di Spade il drago. Il giorno in cui il mondo fu liberato dalla misteriosa creatura che si nascondeva dietro la maschera. Eccoci giunti alla fine della nostra storia. Nonostante il cuore fosse colmo di speranza, tutti sapevano che la battaglia tra bene e male non avrebbe mai avuto fine. Per quanto riguarda la Gilda e i suoi eroi, la loro sorte verrà raccontata in un'altra occasione. Esattamente. Quindi siamo rimasti buoni fino alla fine e non abbiamo indossato la maschera. Se avessimo indossato la maschera avremmo potuto sbloccare praticamente la skin di Jack di Spade, perché la maschera praticamente l'avevamo indossata e poi avevamo il set praticamente della volontà oscura, che è tecnicamente lo stesso set di Jack di Spade. Io infatti una volta giocando appunto facendo la seconda run del gioco totalmente cattiva, proprio per avere questa differenza di gameplay tra la prima e la seconda run,
decisi proprio di fare tutto ciò che era di malvagio all'interno del gioco e infine indossare la maschera di Jack, che tra l'altro si può fare anche diciamo quasi in contemporanea, perché basta salvare il mondo ovviamente in una parte, poi giocare comunque, farsi un'altra run molto più veloce, sapendo ovviamente tutto quello che si fa, e praticamente poi fare il resto. Si può diventare anche totalmente malvagi offrendo le anime alla cappella di Skorm, quindi è molto semplice comunque ottenere la malvagità o la purezza in base a quello che volete fare, quindi detto ciò non è così difficile. Mentre invece, andando avanti, ora non so se posso saltare i titoli di coda. Sì, mi sa che me li ha fatti saltare. No, ok, mi ha fatto saltare i titoli di coda e mi ha fatto ritornare praticamente qua. Una volta ritornati praticamente alla fine, se io ricarico il salvataggio automatico, che in questo caso mi porta teoricamente alla fine del nostro viaggio, dovrei poter continuare la mia missione, oppure no, in questo caso mi riporta praticamente solo alla battaglia finale. Mi riporta alla battaglia finale, sì, però comunque se non ricordo male era possibile anche continuare, diciamo, la vostra vita all'interno del gioco, però con le scelte che avete fatto. Ora qui io è perché ho buttato via la maschera, ma credo che in realtà si possa effettivamente utilizzare la maschera. Cioè, io se non ricordo male era esattamente così, però potrei anche confondere i ricordi. Ma comunque, detto questo, noi siamo giunti alla fine della nostra avventura su Fable. È stato un cammino lungo, molto bello anche da certi punti di vista, però come tutte le cose belle, ovviamente abbiamo una fine, abbiamo un epilogo. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine, vi aspetto ovviamente con una prossima serie, che non so effettivamente quale possa essere. Mi ha fatto molto piacere rigiocare Fable, e niente, spero che vi sia piaciuto questo viaggio, e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!